su Cavour. Innanzitutto, magari in due battute, che cos'è? Mi sembra una domanda. Allora, Cavour era un signore, non era una cosa. Quindi, era un signore, era un po' noiosi, sì, è giovane, però di solito è rappresentato con gli occhialini, un po' cicciotto. Questo signore, che insomma è torinese, che insomma in effetti forse era un po' noiosetto, da grande, non da poco, questo signore ha contribuito tantissimo a unificare l'Italia. Prima di Cavour l'Italia era tutta a pezzettini, tutta a regioni. L'avete studiato a scuola? Sì. No, no, vabbè, alcuni sì, alcuni no, ma se non l'avete studiato direte comunque non sperate di scapparla. E è tutto a pezzettini l'Italia, quindi per andare a trovare i nonni che mettiamo stanno in Sicilia ci voleva il passaporto. Ci voleva il passaporto. Anche lei. Andare in Sicilia. Non solo, ma per andare a Roma ci voleva il passaporto e bisognava cambiare i soldi, perché anche i soldi erano diversi. Allora l'Italia era tutta a pezzettini, non era unica, non era tutta. Quindi tipo Torino era una regione. Piemonte. Salerno e la Campania era un'altra, sotto un re diverso, con una moneta diversa, con tutto diverso. A quei tempi la moneta di Salerno non so esattamente qual era, però c'era chi aveva gli scudi, chi aveva il fiorino, chi aveva, capito? Non c'era una moneta unica come adesso, ok? Proprio perché non era unificata. Ok, e ti faccio un'altra domanda, inizio, un'altra domanda legata al libro, ok? Poi magari dopo ne parliamo in maniera più approfondita. C'è una cosa che mi è piaciuta tantissimo. Oh, prego, venitevi, sedetevi. Sedetevi. Un'altra domanda legata sempre al libro. C'è un elemento che è particolarmente importante nel libro, che è il cioccolato. Ok? Esatto, diciamo, perché? Iniziamo con la domanda semplice. Prima di tutto vi racconto in due parole di cosa parla. Parla di questo Cavour quando era ragazzetto e stava all'Accademia Militare di Torino, un'accademia tremenda, severissima, e lui era tremendo, veramente tremendo, assolutamente poco disciplinato, ribelle, molto simpatico però. E aveva due amici che si chiamavano Adalberto e Emanuele. Come li accompagnate? Niente, con loro vive un'avventura, cioè risolve un mistero. Questo mistero, come dice Francesco, ha a che fare anche con della cioccolata, una cioccolata ben precisa. A Torino sono stati più o meno in quegli anni, è stato più o meno in quegli anni inventato una cioccolata speciale che è il gianduiotto. L'avete mangiato? Sì. Oh. Allora il gianduiotto viene inventato perché a un certo punto arrivava poco cacao. E allora i torinesi hanno detto, sai che io ho poco cacao per fare la cioccolata, però ci metto un sacco di nocciole, allora mischio la cioccolata con le nocciole sbriciolate e vediamo cosa viene fuori. Vedete? Io ero sempre lì, guarda. È nato un gianduiotto, da cui poi la Nutella. Diciamo che intanto hanno inventato. Mi piace diciamo, di più il gianduiotto. Ti piace di più? Però sono d'accordo con te. Allora, un'altra domanda che ha un po' a che fare con le radici, un po' a che fare con il tronco, e un po' anche diciamo. Sì, sta là, bravissimo. Se non avessi scritto, cosa avresti fatto nella vita? È brutta però. Allora, io in realtà ho fatto tante cose nella vita, perché io ho insegnato italiano agli studenti stranieri.
ho adattato dialoghi per la televisione e per il cinema. Aspettaci. Ma questo è il tuo primo libro? No, questo non è il mio primo libro, poi dopo ve lo dico. Ho fatto un sacco di cose e non lo so cosa hai fatto, avrei fatto qualcosa. Al momento mi spiace. Ok. Passando ai nostre foglie, allora posso rispondere intanto a Cecilia. Cecilia mi ha domandato se questo è il mio primo libro. Non è il mio primo libro. Il primo libro è stato un libro di questa collana che si chiama Sì, io sono, vedete che c'è scritto sopra, e però riguardava Michelangelo, che è un grande pittore, quindi un altro personaggio. Poi questo libro è venuto qualche anno. Ok, e invece sempre magari allora legato al... stiamo cercando a parlare del libro così, poi il resto lo vediamo dopo. Perché la scelta dei carbonari? Spiegando magari giusto in due battute. Intanto cosa sono i carbonari? Esatto. Abbiamo detto che l'Italia era tutta divisa, ok? Che cosa volevano gli italiani? Gli italiani in realtà volevano che l'Italia fosse tutta unita e magari anche con la Costituzione. Allora, c'erano in quel periodo quindi delle associazioni segrete che lottavano affinché gli stranieri se ne andassero dall'Italia, perché prima ho insomma tralasciato di dire che in tutte queste regioni, tutte sbarcagliate, molte erano sotto la dominazione straniera, alcuni dell'Austria, alcuni della Francia, eccetera, eccetera. Allora, gli italiani si erano stufati. Gli italiani si erano stufati. Volevano unità, unita e tutta italiana. Allora, per fare questo però, hanno costituito delle società segrete, tra cui i carbonari, una società fondamentale, che parlava in modo strano e comunicava con dei codici segreti di cui magari parliamo più tardi. Ok, c'era aspetta, c'era prima. C'era un'altra, vai. Roma era lì, però era sotto il Papa, non era italiano. Capito?
mentre qui c'erano i Borbone, capito? Quindi era tutto diverso, tutto, ognuno c'aveva un re per conto suo. Se ti chiedessi di descrivere in poche battute Camillo come bambino. Allora, Camillo è ribelle, e però che se vogliamo può essere positivo e negativo. Negativo perché insomma grande in stato, però positivo perché guarda le cose sempre da un altro scorcio, da un altro punto di vista, secondo un'altra prospettiva, che non è quella di tutti. Lui vede le cose anche dall'altro angolo, questo è il suo grande pregio. Non per tarda, il signor Tarda. Ma nessun altro ha domande? Solo Cecilia? No, perché Cecilia niente ci fa tutte le domande. Ma la prossima volta cerca di fregarle. Sul tempo, sempre. Sul tempo, no? Vai, come dice il pulsante. Ok, io tornando a una domanda legata a una cosa che mi ha particolarmente colpito, no? Del libro è questa figura femminile, questo personaggio femminile. Se ce la vuoi raccontare, giusto in due battute. Eleonora è la figlia del cuoco dell'Accademia ed è una ragazza molto carina che poi diventa amica di Camillo. E poveretta, lei dice, cioè ha un po' di malessere perché dovete pensare, qui ci sono un sacco di femmine, allora dovete pensare per un attimo che siete fortunatissime a essere nate in quest'epoca, perché fino a pochi anni fa le femmine non facevano un tubo, peraltro non studiavano quasi mai e stavano a casa a fare i mestieri di casa, per carità, va benissimo, ma una noia spaventosa. E quindi Eleonora ha un po' di malessere per questo motivo. Ok, se ti chiedessi invece del giallo, della trama gialla, perché dovete sapere che questo, come ha già detto Valeria, questo libro appartiene poi ad una collana che mi diceva prima Valeria, hanno ideato, è partita con lei, con un altro libro che è quello di Michelangelo, in cui tutti i grandi personaggi storici hanno più o meno la vostra età. Magari Matteo Mattia. Matteo da grande sarà un grandissimo uomo politico, uno scienziato, tipo Obama, ok? Magari scriveranno un libro su lui da bambino, su che cosa faceva da bambino, ma la cosa che... E poi scriveranno anche di te, di me, può essere, posso anche già aver scritto di me, non lo so. La cosa particolare di questo libro è che c'è un mistero che Camillo e i suoi amici. Perché fine ha fatto la cioccolata? No, perché fino ha fatto la cioccolata? No, non era madre. C'è un mistero che Camillo e i suoi amici dovranno risolvere. Come parte questo mistero? Giusto qualche battuta su come inizia. Allora, c'è un altro personaggio all'interno del libro che è il professor Scarroni, che è un professore di latino, un po' noioso, dell'Accademia, un professore dei ragazzi, che è in realtà un carbonaro. Allora, noi bisogna tornare a parlare di questa carboneria. Allora, dovete sapere, appunto, ho detto che c'erano delle lotte per rendersi indipendenti, per esempio il Piemonte dall'Austria, va bene? Per rendere l'Italia indipendente dagli stranieri. Ovviamente queste lotte erano nascoste, quindi erano fatte tramite queste società segrete che, come ho detto, usavano dei codici segreti. Allora, i codici segreti sono una roba che a me ha sempre divertito tantissimo. I codici segreti venivano usati già nell'antichità. Pensate che gli egizi, sapete come mandavano un messaggio segreto agli egizi? Prendevano uno schiavo, poveracci, lo rapavano a zero, scrivevano
sulla zucca il messaggio, il tempo che lui arrivava a destinazione gli erano ricresciuti i capelli, lo rirapavano e leggevano il messaggio. C'erano anche dei metodi un po' meno brutali. Per esempio i romani, gli antichi romani. Cioè, poi ci prendevano i capelli e poi prendevano. Gli antichi romani che usavano tantissimo i codici segreti, erano degli esperti. Per esempio usavano il succo di limone. Se voi scrivete un messaggio con il succo di limone, poi lo mettete, potete anche fare la prova a casa, però magari con la mamma, perché se dovete usare il fuoco è meglio. Lo mettete un po' sul fuoco, non tanto che si bruci, ma appena appena che si scaldi, vedrete che viene fuori la parola scritta. Io lo faccio. Un altro sistema è quello dell'uovo sodo. Se voi prendete un uovo, lo assodate, io sono la mamma, lo assodate, fate sodo, dopodiché con la buccia, dopodiché sempre con la buccia, prendete dell'aceto e scrivete sul guscio il vostro messaggio. Poi sbucciate un po', sbucciate l'uovo e vedete che sull'uovo è rimasto impresso il messaggio. Quindi gli antichi romani usavano tutti questi metodi. E però se poi l'uovo si rompeva. Si perdeva il messaggio. Usavano però, cioè questi erano proprio metodi molto casalinghi che possiamo utilizzare anche noi, insomma fare anche noi a casa. Ma usavano anche dei codici. Per esempio, Giulio Cesare utilizzava un codice secondo cui una lettera veniva, cioè la lettera A veniva, si prendeva tre lettere dopo, quindi era la C. Augusto usava un altro di questi codici, sempre di sostituzione, chiamano so, codici di sostituzione, in cui una lettera viene sostituita con un'altra. Quindi tipo anche i carbonari usavano questo metodo di sostituzione. Loro usavano il metodo secondo cui usavano la lettera più vicina. Ma adesso faccio un attimo. La lettera che più somigliava. Forse no, perché possono scrivere, magari la penna. C'ho io le lettere. Allora, ogni lettera veniva sostituita da quella che somigliava, tipo la A veniva scritta O. Oltre a questo, loro avevano anche un gergo molto particolare, per cui per esempio per dire nemici usavano la parola lupi, per dire erano i compagni, per dire il posto dove si riunivano era banco di vendita, insomma usavano anche dei modi di dire che poi nel libro ci sono. Allora, sì, va bene. Allora se avete voglia, solo se avete voglia, perché non siamo a scuola, qui io ho qualche alfabeto carbonaro e qualche alfabeto però meno di Giulio Cesare. E se avete voglia dovreste tradurre questa frase che è: i lupi hanno cercato di mordermi, avvertire i cugini di salvare il nostro banco di vendita, che in realtà vuol dire: i nemici hanno cercato di farmi fuori, avvertite i compagni di salvare il nostro punto di incontro. Se volete tradurlo in codice carbonaro, avete capito? Sì! Vai! Aspetta che ti do tutti i carbonari. Sì. Ah. Allora, 1, 2, 3. Ma sono le stesse frasi. Esatto, è sempre la stessa frase, che ovviamente qui ce l'avete uguale. Veloce perché non abbiamo tanto tempo. Vediamo degli altri. C'è scritto in carbonaro. No, non è scritto in carbonaro. È scritto di
tutti? Sì. Sì. Due penne più. Allora, giovani. È molto semplice. Qui c'è il chiaro e sotto c'è il cifrato. Chiaro vuol dire cioè l'alfabeto A, B, C, D, E, ok? Il cifrato è la lettera che viene sostituita. Cioè, per esempio, la A viene scritta. Allora, vediamo che cosa viene fuori. Vediamo chi è più bravo. Bravi, perché abbiamo pochissimo tempo. Io a un certo punto do un gioco. Abbiamo sì, devi tradurre questa cosa. Scrivere. E quello vorrebbe essere Francesco. Almeno scrivere. Chi lo scrive io devo prendere la cosa che facciamo prima. Almeno scrivere. Ma con prego. Ma ce n'è una che scrive. Non lo so io. Ma perché sono nuove? Sono nuove, non è che lo scrivo. Okay.
Di che cosa abbiamo bisogno? Del libro? Delle parole del libro, ma abbiamo bisogno anche di un po', non so che voi siete grandi, ma proviamo a farlo comunque. Abbiamo bisogno di un po' di magia. Allora, ce l'avete? No, mi spiace, io non so se ne ho portato un po'. Allora, proviamo a fare così per cominciare a concentrarci. Mettiamo le mani in tasca. Mettiamo le mani vicino a dove dovrebbero stare le nostre cellule. Grazie. Prendiamo un po' di magia in alto, una mano. Ok, grazie. E la mettiamo nei miei occhi. E vedere quello che adesso avverrà qui. Poi prendiamo un altro po' di magia da rosa. C'è abbondante anche io ovviamente. E la mettiamo nelle orecchie. Benissimo, per ascoltare bene tutto quello che verrà lei. Poi prendiamo un altro po' di magia. Pochissima. Dove la mettiamo? Nel naso. Nel naso no, pizzi. Nella bocca. Nella bocca no, è troppo dolce. Nel cuore. La mettiamo nel cuore. Qua. Sì, ma così non lo fai. Perché sapete che è lì che arrivano le parole. Cavour è il codice segreto dei Cantor. Sì, davvero segreto, ce l'ho mai. Erano le 11 di sera. Torino era avvolto in una nebbia gelida, spessa come cotone. Per le strade non c'era un'anima. I passi di Camillo e Adalberto rimbombavano sul selciato. I due ragazzi erano avvolti nei mantelli. Non indossavano la divisa. Se qualcuno li avesse incontrati, non sarebbero stati identificati subito come allievi dell'Accademia. Saltarono dalla finestra e quando tutti dormivano, nonostante l'ingombro dei fagotti di biancheria imbottita di munizioni. Per rientrare sarebbe stato altrettanto semplice, dovevano scavalcare il cancello che circondava il parco della scuola, tirare qualche sassolino alla finestra della loro camera e aspettare che Emanuele scendesse ad aprire il portone. La difficoltà consisteva nel non perdersi. Per strada non si vedeva a un palmo dal naso. Il Teatro Reggio sorgeva in piazza Castello, una delle più famose piazze di Torino. Finalmente, dopo molti giri a bordo, Camillo riconobbe i portici di Piazza Castello e tirò un sospiro di sollievo. Sgattaiolarono nella piazzetta laterale e trovarono all'ingresso degli artisti del teatro. Il portone era aperto, ma non si vedeva nessuno. I ragazzi infilarono le scale. Nel teatro regnava un silenzio di tomba. Camillo e Adalberto continuarono a salire. Finalmente, al secondo piano, si accorsero che da sotto la porta di uno dei camerini filtrava una luce. Che dici? Bussiamo, chiese Adalberto. Bussiamo, rispose Camillo, prendendo il coraggio a quattro mani. Venne ad aprire un uomo dall'aria a tre luce. Sono il guardiano notturno del teatro, disse chiudendosi la porta alle spalle, per impedire a Camillo e Adalberto di vedere quello che succedeva nella stanza. Voi ragazzini vi siete persi? Camillo provò la forte tentazione di rispondere di sì e tagliare la corda, munizioni e non munizioni, ma avevano corso mille per arrivare lì e dovevano andare fino in fondo. Siamo allievi e amici del professor Scarroni. Shhh. Niente noi. Cosa volete? Il suo tono era brusco. Siamo venuti a consegnarvi le munizioni, disse ad Alberto, che non vedeva l'ora di liberarsi dai fagotti. Camillo seguì il suo esempio. I ragazzi deposero per terra mutande rigonfie di polvere da sparo, camicie appesantite dal piombo delle palle e calze che sembravano quelle della Befana. Tanto erano carichi di fulminanti. Gli
il guardiano li guardava con tanto d'occhi. In quel momento la porta si aprì e sulla soglia comparve Michele Trochet. Salve ragazzi, disse meravigliato, non vi aspettavo. Li conosci? Domandò il guardiano che non ci capiva più niente. Certo, sono allievi della... Michele si interrompe. Studiate alla Reale Accademia. Non era certo una buona referenza in quell'ambiente. Sono bravi ragazzi, concluse. Il guardiano guardò i fagotti accatastati per terra. E questa roba dove l'avete rubata? Domandò. Se non vi interessa ci riprendiamo tutto, concluse Camillo. Un momento, si affrettò a rispondere l'uomo. Abbiamo un gran bisogno di munizioni. Poi, dopo un attimo di esitazione, aggiunse grazie. Poi il resto lo leggete voi. Ok? Vi è piaciuto questo pezzo? Sì! Allora, continuiamo a parlare del libro. Ma io vorrei un po' di domande da parte vostra, però. Non solo da Cecilia, ne ha fatto un tanto. Dai, qualcun altro. Marta? Non ti va. Matteo? Non gli va. Valeria? No. Allora ti faccio una domanda perché loro all'inizio non avevano capito una cosa secondo me. Le munizioni di cui parlano, ok? Di cosa stiamo parlando? Allora ora rispondo alla domanda di Francesco, poi rispondo a me. Ok, sì. Allora le munizioni, dovete sapere, vabbè, spero che non sappiate, cioè non abbiate mai visto l'arma da fuoco e vita vostra. Sì, io comunque, una volta per caricare un'arma c'era bisogno di polvere da sparo e la palla. Si infilava tutto dentro. Che cos'è la palla? Il proiettile. Ah. Adesso il proiettile vuole un po'. Chi deve sparare lo mette direttamente e poi mette la pistola. Invece una volta si metteva la pistola così. Si metteva la polvere da sparo, poi la palla, poi si premeva il tutto e poi si sparava. Quindi i carbonari, per fare la rivoluzione, perché questo è stato, per fare la rivoluzione avevano bisogno delle palle e della polvere da sparo. Dimmi. Perché loro, essendo allievi dell'Accademia militari, avevano le armi ovviamente, dovevano imparare a usare le armi e quindi loro vanno nell'armeria dell'Accademia militare e rubano le munizioni. Domande? Nessuno. Vi siete azzittiti? Il codice dei carbonari li ha stupiti abbastanza. Allora, il codice dei carbonari, cosa avete tradotto? Cosa è uscito? No, sentiamo un po' tutti in coro. E tanto è tutto coro. Tutti in coro, tutti in coro. No, la leggete. Allora, i nemici. I lupi, come si dice? Il carbonaro. Cecilia. Lupe. Ok, aspetta un attimo. Una parola ciascuno, ve lo presto. Ok, i lupi hanno piccola. Homma. Homma. Vai. Poi. Cercato. Per lei la tua recuperare. Cercato. Io non ce l'ho davanti. Vi trovate? Gigol. Hai un codice? È un codice. Di qui l'avete fatto morderli. Vai. Sarebbe questo. Naltilne. Avvertire chi l'ha fatto? Matteo? Avvertire? Io. Aspetta, io non vedo. Sembra giusto. Oh, va bene. Se fosse comprensibile non sarebbe un caso. I cugini. Chi ci sta? Cecilia? No, non lo vedo. I cugini. Non l'hai fatto? No, ce l'hai. Non sai dov'è, va bene. Ok. I cugini di qui, qualcuno che ha tradotto il
cugini, due vecchi cugini piccola. Ah, grazie. Altrimenti abbiamo il nostro giovane. Stai pensando. Sei un carbonato nato. I cugini, qualcuno che ha tradotto i cugini? Dalle tradotte però non si legge niente. Perché non hai il distanziato di parole. Tutto attaccato. Tu hai fatto una roba difficilissima però. È un codice del codice. I cugini, vai! Non ho capito, scusa. Va bene. Ci fidiamo. Lucemente, ci fidiamo, ok. Qualcuno ha fatto salvare? No? Come hai fatto tu? Io direi che ti dovete fare un grande applauso perché siete dei bravissimi cattolici. Molto bravo. Un bel applauso.